Luca Savai, per il vostro movimento e nel vostro programma, la partecipazione diretta dei cittadini nelle vostre scelte è sempre stata al primo posto. Questa volta però la selezione della sua candidatura a sindaco è stata decisa al vostro interno. E così quella degli assessori in pettore, che nemmeno si candidano. Non vi sembra una contraddizione? No, direi di no, perché la modalità di scelta è stata ampiamente condivisa all'interno del gruppo del candidato sindaco, e così idem, stesso discorso vale per gli assessori. Gli assessori sono stati scelti sono stati fatti dei nomi, chiunque voleva all'interno del gruppo poteva fare dei nomi di alcune persone, e poi io mi sono occupato di andare a contattarli, di selezionarli. Quindi io ho fatto il lavoro, diciamo così, più duro di selezione e di scelta e di confronto con le persone che sono state, diciamo così, nominate, ma le nomine sono comunque arrivate dal gruppo. Per quello che riguarda invece la mia candidatura, è stata una scelta condivisa, direi decisa in pochi minuti, nel giro di una serata. Il suo principale rivale, Luca Barbero, ha dichiarato che, se eletto, dedicherà tutto il suo tempo all'adempimento del suo incarico. Ci dice come si comporterà lei e, inoltre, se eletto, secondo il regolamento del vostro movimento, potrà ricandidarsi per un secondo mandato di 5 anni? Allora, per rispondere alla prima parte della domanda, direi che anch'io mi dedicherò in maniera completa al ruolo di sindaco. Sono già d'accordo al lavoro che andrò in aspettativa. Per quello che riguarda il regolamento è chiaro, parla chiaro e dice 2 mandati e poi si va a casa. Questa è la regola che vale per tutto il Movimento 5 Stelle. Quindi nel mio caso particolare io ho già svolto un mandato come consigliere, quindi potrei svolgere un solo mandato con le regole attuali.